quali sono le vostre strategie di business? Allora, Filogic opera nel mercato dell'auto ID. Oggi è un mercato molto frammentato in Italia, un mercato da circa 500 milioni di euro nel settore dell'etichettatura e altrettanto nel settore dell'identificazione automatica. È un mercato molto frammentato e quindi l'opportunità per Filogic è di poter crescere tramite acquisizioni. Le nostre strategie di crescita seguono due linee principali, crescita per gli interni, quindi investimenti in attivi materiali per far crescere i nostri stabilimenti di produzione. Ancora quest'anno abbiamo investito circa 2 milioni di euro per la nostra produzione di etichette, ma soprattutto attività di M&A, quindi crescita per linee esterne. Ripeto, è un mercato molto frammentato, quindi la possibilità di poter crescere per acquisizioni è molto alta nel mercato di appartenenza. Ci candidiamo ad essere un polo aggregante in questo settore e diventare leader in Italia nel mercato dell'auto ID. Ecco, quali sono le vostre strategie di internazionalizzazione? Chiaramente c'è tanto da fare in Italia, ripeto, un mercato che non ha leader e che quindi ha delle grosse potenzialità per poter crescere. È chiaro che il mercato estero è ancora un mercato ancora più vasto, il mercato dell'etichettatura è un mercato da circa 5 miliardi e mezzo di euro in Europa. Oggi stiamo guardando alcune nazioni, l'Italia, per ora l'export rappresenta solo il 5% per Filogic, siamo presenti in Francia, in Spagna, in Svizzera e per una piccola parte in Germania. Guardiamo ad una crescita e dal punto di vista commerciale ma anche tramite operazioni di M&A. Stiamo guardando il mercato estero, anche la Spagna, principalmente per individuare target da poter acquisire e poter crescere in maniera molto più strutturata anche nel mercato spagnolo come nel mercato europeo in genere. E ci sono alcune news rilevanti? Noi continuiamo l'attività di M&A. News e disclosure sulle news non ce ne sono nell'immediato, nonostante comunque si sta interloquendo e facendo attività per continuare a fare acquisizioni in Italia principalmente. Contiamo di farne altre nei prossimi mesi, abbiamo la possibilità di poter crescere anche con delle percentuali decisamente più alte rispetto a quelle con cui siamo cresciuti in questi anni, oltre che dal punto di vista organico, appunto tramite acquisizioni, ripeto, contiamo di farlo già nei prossimi mesi. Thank you.